Nate per viaggiare, le nostre attrici. Dall'aeroporto di Fiumicino parte una delegazione alla volta di Praga, dove ha luogo la settimana del film italiano. Ne fanno parte Giorgia Moll, Ida Galli, Meccoli e Fioretti, il produttore Ergas e altre personalità del cinema italiano. Dalla stazione Termini di Roma parte invece una schiera di incantevoli ragazze, non sono italiane queste. Sono giunte in Italia da ogni angolo d'Europa e ora vanno a Sanremo, dove ha luogo l'annuale Corso dei Fiori. Ciascuna rappresenta la grazia e la bellezza del suo paese in un colossale festival del fascino internazionale. Per questi soldati dell'esercito della bellezza funge da tradotta il vagone letto di un espresso internazionale. Ed è proprio vero che partire è un po' morire, per chi resta, si intende.